L'Isola dei Famosi, una decisione inaspettata. Il programma su Canale 5 che, ultimamente, sta riscuotendo un grande successo in termini di ascolti televisivi è sicuramente il cancelletto Isola dei Famosi giunta alla sua 13ª edizione, la quarta su Mediaset. La conduttrice cancelletto Alessia Marcuzzi in questa edizione ha dovuto affrontare varie problematiche. In primis la diatriba tra Francesco Monte ed Eva Enger per poi fronteggiare tanti ritiri che hanno decimato puntata dopo puntata la rosa dei concorrenti su Playa Uva. Gli opinionisti in studio, Mara Venier e Daniele Bossari, hanno dato un importante contributo alla trasmissione ed un ausilio alla bravissima Alessia. Bianca nomina Jonathan nella puntata del 9 aprile scopriremo, naturalmente sempre sulla rete ammiraglia di Mediaset, la rosa dei finalisti di questa edizione dell'Isola dei Famosi. Al televoto questa settimana ci sono due candidati alla vittoria finale. Da un lato la showgirl Alessia Mancini e dall'altro l'ex vincitore di una delle edizioni del Grande Fratello, Jonathan Kashanian. Quest'ultimo ha ricevuto il voto decisivo da una delle sue più care amiche presenti in Honduras, ovvero la cantante Bianca Azzei. La bellissima artista sarda, subito dopo la scorsa puntata, ha spiegato all'amico di averlo nominato in quanto costretta dagli eventi e dai pochi nominabili presenti a Caio Paloma. Questa scelta non è stata apprezzata da Jonathan che ha accusato la ragazza di essere presente nel circolo vizioso di chi ha creato un gruppo sin dall'inizio e dal quale non si schioderà fino alla finale. Dopo i vari battibecchi, nelle ultime ore, sembra essere tornato il sereno sull'isola soprattutto perché per Kashanian ciò che conta di più in assoluto è vivere gli ultimi istanti di questo meraviglioso gioco senza troppi grilli per la testa. Ad un passo dalla finale a poche ore dalla messa in onda della semifinale di questa 14ª edizione dell'Isola dei Famosi, i naufraghi rimasti in gioco sperano di raggiungere la tanto attesa finale. Il primo finalista, decretato dai compagni di gioco nella scorsa puntata, è stato l'ex campione mondiale di pallanuoto, Amaurice Perez. I due concorrenti a rischio eliminazione, invece, sono Alessia Mancini e Jonathan Kashanian e l'eliminato di questa sera si aggiungerà al gruppo delle due sospese, formato dalla giunonica Francesca Cipriani e dall'ex tronista Rosa Perrotta. Gli unici due naufraghi ancora stabili in una sorta di limbo sono il cabarettista Nino Formicola alias Gaspare e la cantante Bianca Azzei.